Se state pensando che si tratti di un fenomeno colorito, vi state sbagliando. Se a Hubei dovessero offrirvi delle pietre fritte, ovvero il suodium, dovete prenderlo alla lettera. Si tratta della nuova moda dello street food che spopola nella provincia di Hubei e, per quanto bizzarra, la prelibatezza ha un grande successo tra turisti e locali, tanto da essere diventato popolare anche sui social. Ma attenzione, non parliamo di un piatto moderno. Le pietre fritte, o meglio, il suodium, sarebbero una pietanza cinese vecchia da centinaia di anni. Questo è quanto riportano alcune fonti, ma non possiamo metterci la mano sul fuoco. È pur vero che la cucina cinese è molto legata alla tradizione. Per la ricetta servono dei sassolini ben levigati che vengono saltati sulla teppanyaki, con olio al peperoncino, tanto aglio, verdure e spezie. Le pietre friggono il tempo di insaporirsi, poi vengono servite calde. Come si mangia questo piatto cinese? Come suggerisce il significato della parola suodium, le pietre si succhiano e si sputano. Mordere i sassi infatti non è consigliato. E voi ve la sentireste di assaggiare questo street food?